Grazie, grazie prima di tutto al Ministro Bonetti con la quale abbiamo avuto occasione di collaborare, di scambiare delle opinioni, di trovare una buona collaborazione. Quindi grazie per il suo intervento di saluto e per la sua partecipazione oggi insieme a noi. Io parlerò non troppo dei dettagli che lascerò alla dottoressa Mocchio, che poi è quella che ha gestito il progetto di costruzione della norma e della prassi di riferimento, ma cercherò di farvi capire anche un po' meglio che cosa è UNI e tutto il sistema che ci ruota attorno e il ruolo della normazione tecnica che ha dato questo contributo e tanti altri che brevemente cercherò di riassumere. Prima di tutto ricordo che UNI è l'ente italiano di normazione che è riconosciuto in Europa dal regolamento europeo 1025 del 2012 ed in Italia da un decreto legislativo specifico che è il 223 del 2017. Ed opera in Italia da oltre 100 anni. L'anno scorso abbiamo compiuto 100 anni e abbiamo festeggiato, e anche la dottoressa Bonetti è stata nostra ospite in quell'occasione, la ringrazio ancora per questo. E nel frattempo è passato un altro anno e siamo con 101 anni di attività e produce le norme tecniche volontarie che noi chiamiamo consensuali perché si raggiunge un consenso che porta poi a un riferimento valido per tutti e si trasforma in una norma o in una prassi di riferimento. E l'UNI rappresenta l'Italia nel mondo della normazione, quindi sia a livello europeo nel CEN e sia a livello mondo in ISO, che sono i tre livelli, quindi quello nazionale, quello europeo e quello internazionale. Fare normazione tecnica significa studiare, elaborare, approvare e pubblicare documenti di applicazione volontaria che però definiscono, attraverso il consenso di cui dicevo, come fare bene le cose. Ecco, questa PDR, questa prassi è stata costruita in questo modo, attraverso la collaborazione, lo scambio, i commenti e le interrelazioni tra diversi enti e diverse persone. E la collaborazione Uni-Ministero è stato uno degli esempi favorevoli e positivo. E naturalmente l'obiettivo è quello di garantire prestazioni certe di qualità e sicurezza sia per i materiali, per i prodotti, per i processi, per i servizi, per le persone che servono poi a supportare la crescita economica, il progresso, lo sviluppo di ogni paese e anche del nostro e la valorizzazione dell'innovazione, nel rispetto ovviamente degli obiettivi di sviluppo sostenibile che l'ONU ha sempre sostenuto e che quindi anche UNI si è allineato e si è appoggiato a questi stessi obiettivi per realizzare quello che noi chiamiamo nel nostro logo un mondo fatto bene. UNI è un'organizzazione privata senza fini di lucro che ha oltre 4.400 soci tra piccole, grandi e medie imprese, industrie, artigiani, professionisti, centri di ricerca, istituzioni scolastiche, enti pubblici, ministeri e altri enti diciamo, di rappresentanza e ha poi una rappresentanza anche della società civile perché sia i consumatori, i sindacati, gli ambientalisti e il terzo settore fanno parte delle strutture di UNI. In tutto UNI ha circa 8.000 esperti che i nostri soci mettono a disposizione per la produzione delle norme e ha 1.100 organi tecnici, quindi gruppi di lavoro che raccolti poi in 56 commissioni operative. Questa, diciamo, mole di lavoro è un patrimonio del paese e noi sosteniamo che si possa essere disponibili proprio anche a dei ministeri come in questo caso e del legislatore in altri casi per portare avanti attraverso un processo democratico, indipendente, consensuale e volontario la risoluzione di problemi tecnici difficili, ma a supporto e a sostegno del paese e di tutti gli utilizzatori, dalle imprese ai professionisti, al singolo cittadino.
La normazione inoltre può colmare gli ambiti economici e sociali privi dei riferimenti cogenti e anche amplificare il quadro delle regole con le appropriate integrazioni applicative. Una delle cose più importanti di questo è che c'è una legge che è stata fatta per la parità di genere e si è messo a punto uno strumento che permette alle aziende di gestire proprio nell'ambito dei sistemi di gestione anche il raggiungimento di una parità di genere. E quindi quando poi c'è una norma, cioè c'è un riferimento, c'è una, diciamo, sintesi di quali sono i requisiti richiesti per poter fare certe cose e per misurare, come in questi indicatori che troveremo nella prassi più avanti quando la dottoressa Mocchio ce la presenta, ecco, allora si può, ragionando su questo, avere che si può fare una legge più leggera e un riferimento normativo ad una PDR o una norma UNI per entrare nel dettaglio applicativo. Questo è il ruolo della normazione. E lo ha ribadito la recentissima strategia europea di normazione anche sulla base della formazione del Consiglio dell'Unione Europea del novembre 2020. E recita così: le norme tecniche svolgono un ruolo essenziale nell'assicurare la concorrenza leale e migliorare la fiducia dei consumatori. È quindi importante che tutti i prodotti e servizi disponibili nel mercato unico siano conformi alle regole e alle norme tecniche. Sappiamo già che la Francia sta facendo qualcosa di simile e forse presto diventerà questa PDR, probabilmente anche una norma a livello europeo. Ecco, UNIA ha, come vi dicevo, una lunga storia e i campi di applicazione della normazione si sono via via sempre più ampliati. Mentre UNIA è nato per la unificazione e la normazione nell'industria meccanica degli inizi del Novecento, siamo arrivati ora ad avere un allargamento a tanti altri settori, dal mondo delle costruzioni a quelli, diciamo, della chimica, dei settori della medicina, della salute, a tutte queste tematiche e poi a tutti i temi di carattere orizzontale, come quello della parità di genere, come quello della qualità dei prodotti, come la sostenibilità, i valori, l'etica, l'anticorruzione. Ecco, tutte queste linee guida, norme, regole ci aiutano a fare una gestione, un sistema di gestione molto più valido. Da quando è cominciato il nuovo approccio, ecco, si è definito molto di più gli aspetti tecnici, sia specifici sia trasversali, lasciando quindi al legislatore i principi base e facendo riferimento alle norme per le applicazioni. E la UNIPDR 125, che è quella di oggi, che presentiamo oggi sulla parità di genere, non è un caso isolato. Anche in questo settore similare ci sono diverse altre norme significative. Ci sono due prassi di riferimento sul welfare aziendale, la PDR 103 sulle caratteristiche del manager e la PDR 58 relativa ai fornitori. C'è una norma UNI Guarda, credimi pure, mi sono 11402 fatto di carta. sul servizio di educazione finanziaria del cittadino. C'è una cosa importante, c'è la UNI ISO 22000 sui sistemi di gestione per la sicurezza della filiera alimentare. La UNI, che mi piace sottolineare, 11.766 sugli assistenti familiari, che dà poi una premialità a colf, babysitter e badanti che si fanno certificare proprio sulla base di questa norma e che aiuta molto anche le famiglie nei loro bisogni, o per i bambini o per gli anziani, eccetera. E cito per ultima la UNI ISO 30.415 sulla gestione delle diversità e della inclusione sociale. Quindi, come vedete dai temi della meccanica e delle costruzioni da cui siamo partiti 100 anni fa, oggi ci occupiamo anche di temi molto sociali, molto importanti Scusa, ti per il avvio solo per il miglioramento panno della che era vita di tutti dentro, noi. però dall'altra parte c'era aperta la porta.
c'è qualcuno che ha il telefono aperto, il telefono aperto. Comunque io credo di avere concluso e ringrazio per l'attenzione e lascio la parola per i maggiori dettagli e per entrare nel vivo del procedimento che abbiamo vissuto in questi mesi addietro. Ecco, ringrazio la collaborazione del Ministero perché insomma insieme ci siamo stimolati a vicenda e in tempi abbastanza brevi si è riusciti ad avere la pubblicazione di questa PDR 125.